Salve dal vostro Saint-Etienne. Beh, che dire? Hai visto che roba, no? C'era bisogno di un'inchiesta per sapere che a Roma c'era la mafia. Forse una cosa innovatrice per Roma, per l'urbe, è stata Papa Francesco, Bergoglio, che ha scoperchiato quanta putredine c'era nel Vaticano. Peccato che manchi anche un Francesco come primo ministro o un Bergoglio come presidente della Repubblica. Chissà quante cose riuscirebbe a scoperchiare. Perché io mi chiedo, che io in politica poi, fra l'altro, non ho un particolare ingegno. Anzi, della politica non me ne fregherebbe niente. E mi chiedo come mai questa questione della mafia, della corruzione, della putredine, della mondezza politica e della politica nella mondezza se ne occupano solo durante questo scandalo. E che è successo negli ultimi 20 anni dopo Mani Pulite? Anzi, più di 20 anni, 92, 2002, 2012, dopo 22 anni, 23, che non ha funzionato più. Perché non si è andati avanti a scoperchiare un bel po' di pozzi settici per tirarci fuori tutta la merda che c'era racchiusa dentro? Che non ha funzionato più? Perché, ma veramente si può credere che scopriranno tutto adesso di questo inciuccio, di questa che poi dicono Roma ladrona? Che c'entra Roma? La maggior parte dei politici magari non erano neanche di Roma, ma veramente tireranno fuori tutti sti stronzi o ne rimarrà qualcuno occulto? Vabbè, io sono molto triste perché vedo come si cade sempre più in basso. Certo, per fortuna che qualcuno indaga in forma indipendente, però veramente anche dalle indagini passate ha vinto ben poco e non si sa chi ha vinto. Perché infatti poi si è scoperto delle trattative Stato-mafia e chissà chi stava coinvolto nella morte, nell'assassinato di Falcone Borsellino. Qualche politico di adesso, qualche politico della Prima Repubblica, per cui sempre si fanno delle indagini e si insabbiano a un certo punto. Scompaiono le prove e muoiono i pentiti e i testimoni. C'è un video in internet che ha commentato, ha parlato una italiana, era in italiano in YouTube, che parlava appunto di questi servizi deviati, processi che non terminano mai, pentiti che si pentiscono di aversi pentito. Testimoni che non parlano, sono minacciati. Beh, uno veramente pensa che non c'è nulla di cui fidarsi, nessuno di cui poter avere fiducia in questo mondo. Se le istituzioni stesse dello Stato non sono deviate come si vuol far credere, ma obbediscono a delle istruzioni ben precise, per cui anche impossibile. No, non sapevamo nulla, ma io non lo sapevo chi era quello. Come puoi dirlo da sindaco quando
perché ci sia un corrotto a deviare gli appalti, devono esserci molti complici intorno e anche dei destinatari, delle tangenti, tutto un sistema. Quindi adesso si farà giustizia, si spera, ma di chi e su chi? Quanti corrotti da curare ci sono nell'amministrazione capitolina? Io credo che non si saprà mai, neanche se chi deve fare giustizia, magari in parte la farà, sarà coinvolto o no nell'ingiustizia. Perché magari sacrificano il sacrificabile, gli altri li lasceranno andare. Sempre i più piccoli prendono, perché fa parte del gioco. Loro avevano dei grandi guadagni e sanno che se l'indagine si avvicina troppo ai più importanti, tagliano ponti e lasciano alla deriva quelli che contavano di meno. Quindi quelli che hanno incarcerato fino adesso nella mafia romana, della mafia romana, di questi scandali di cui si sa adesso, sono di sicuro i pesciolini più piccoli, quelli più ininfluenti. Quelli più importanti nessuno li vedrà mai. Però voglio dire, che novità, che si sa adesso che al Celio rubavano. Boh. Beh, niente, altre brevi considerazioni. Meglio mi dico, i politici dove vivono? In che mondo vivono? Li prendono sempre di sorpresa con queste novità. Novità del cazzo, che c'era corruzione. E beh, e non ne sapevi nulla? Ma che bello addormentato. È veramente stupefacente. Comunque, il giorno sta finendo. Anzi, è finito. Sono le 10 di notte e vado a dormire. Vabbè, da dopo Craxi sembra che non sia successo più nulla a Roma. Invece di cose ne sono successe, soltanto che i giornali, mese dopo mese, anno dopo anno, dopo gli scandali degli anni passati, presentano questo nuovo scandalo, come dire, un'ondata di corruzione scuote la capitale. Ma perché, prima che è successo? Niente. Ma dovrebbero dire, la capitale si continua a scuotere di nuove ondate di corruzione, perché non sono mai cessate le ondate di corruzione. O no? O voi credevate il contrario? Ah, allora siete proprio ingenui. Beh, allora vi meritate di pagare il canone della Rai per guardare le minchiate che guardate, così vi rassicurano, un nuovo mondo esiste, dove c'è giustizia, sicurezza e verità. E questo nuovo mondo è quello che vivete e vivete voi. Invece non è così. Non crediate a tutto quello che vi dicono i media, soprattutto mamma Rai o la Fininvest, perché c'è troppa faziosità. Io invece sempre considerato le cose in modo diverso. Sarebbe triste che le cose brutte che dice la Rai fossero vere. Sarebbe triste che le cose che dice la Fininvest fossero vere. Però ci sarebbe più miseria e forse l'alternativa certa, se tanto quello che dice la Rai, come quello che dice la Fininvest, delle cose che non vanno,
fossero vere. Cioè, senti di qua, senti di là, senti tutte le campane e poi somma tutto insieme e supera anche quello. Pensa anche peggio di quello che ti dicono dall'una e dall'altra parte, sommato insieme. Ed è così che bisogna ragionare. Dall'una parte criticano l'altra, dall'altra criticano l'una. Tu metti le critiche insieme dell'una e dell'altra parte e vedrai che è tanto peggio, che c'è del male dall'una e dall'altra parte. Per cui io non ho mai avuto un'ideologia politica. Essere dei fanatici per i porci comodi dei dirigenti di un movimento o di un partito che fanno i cazzi loro, no. Preferisco essere molto critico di tutti, che tanto a pensare male ci si fa peccato, però ci si indovina sempre. Ed è così. Gli uni pensano male degli altri. Io penso male degli uni e degli altri, sarò malafede, farò male, però ci si indovina sempre. Io ci si indovino. E quindi vi invito anche voi ad avere spirito critico nei confronti di politici, movimenti, partiti, giornalisti, testate giornalistiche, programmi televisivi. Gli uni parlano male degli altri. Io penso male degli uni e degli altri, farò peccato, però ci indovino sempre. È l'unica. Ve lo dico dalla mia esperienza di vita, che ho 46, a tutti voi che magari avete un promedio di 12 o di 16. Uomo preveduto, mezzo salvato. O avvisato. L'uomo avvisato e mezzo salvato. Poi sta uno a fottersi come vuole, o farsi fottere come vuole, ma almeno che non ti prendano da cretino. E questa mafia capitolina, perché non c'è a Torino, non c'è a Venezia. Non c'è a Genova, che non hanno fatto i lavori, si sono mangiato tutto, poi si mettono d'accordo con gli imprenditori politici, fanno delle cause, risarcimenti danni, e tutto il denaro non viene mai speso nei lavori, lo dividono nei processi e tutto. E quindi è una miseria schifosa. Vabbè, ogni tanto ci danno il contentino, facendo il processo mediatico e trasmettendo gli atti di un processo che tanto sappiamo che annegherà nel nulla, che non se ne farà niente, che saranno tutti assolti per insufficienza di prova, che i politici, deputati e senatori faranno quadrato, testuggine, per impedire dei processi, non toglieranno l'immunità parlamentare, quindi alla fine morirà tutto nel nulla, come molti processi in Italia importanti di Stato che sono morti nel nulla, e non solo i processi, pure i testimoni. Quindi non vi incazzate, che poi vi dovete scazzare, non succederà nulla, fanno quadrato fra di loro, tanto a discutere di togliere l'immunità parlamentaria e poi tutti votano contro. Finanziamento dei partiti, tanto a parlarne, tutti virtuosi. Quando è passato il referendum che la gente ha votato contro il finanziamento pubblico dei partiti, hanno votato alla mezzanotte un decreto legge per cui si procrastinava l'estinzione del finanziamento pubblico e in via eccezionale potevano dare, elargire denaro ai partiti perché non chiudessero, come la finanziazione pubblica dei giornali che esiste solo in Italia. In Germania non c'è.
Per quello, tutti i giornali in Germania sono digitali, guadagnano molto e hanno delle piccole tirature cartacee. In Italia stampiamo tonnellate di giornali, il 90% dei quali dove va? Al macero. Io andavo in edicola e il giornaliaio tagliava un talloncino dal giornale e buttava il giornale nella strada alle 11 di sera, alle 10. Addirittura gli regalava i giornali a quelli che andavano nel tardo pomeriggio a sera a comprarlo. E gli dicevo: perché fai così? Perché a me mi rindennizzano, mi ridanno i giornali che non li devo pagare. Pertanto ai giornali gli danno denaro per stampare, anche se nessuno li legge. Tonnellate e tonnellate di legna bruciata invano, per quello che costano cari i giornali. Non solo per tutte le bugie che stampano nei giornali, ma anche perché il 90% dei giornali sono bruciati o riciclati. E tanto con il denaro che gli danno, li ristampano. È assurdo. Anche quella è una mafia. Perché in Germania non è così? Perché in Germania si stampa solo quello che si vende? Ci sono giornali importanti a livello nazionale che stampano 30.000 esemplari al giorno. In Italia i giornali meno importanti arrivano a 300.000 copie. Poi chi le legge quelle 300.000 copie? Che se ne vendono 30.000? Vanno tutte al macero, nella discarica. Perché tanto hanno i rimborsi. Ma chi gli dice alle testate giornalistiche che devono stampare 300.000 copie o 3 milioni di copie? Va bene. Allora, grazie per ascoltarmi, per guardare i miei video e ci risentiremo. Ciao.